13:09:47 è stato il momento in cui l'ombra ha ricoperto il disco del sole, il disco sostiziale. Il video inizia qualche istante dopo e è necessario che ci sia questo evento, incluso anche con altri eventi ancillari, altrimenti non si riesce a rilevare l'istante del passaggio meridiano, perché se si prende per esempio da qui fino a un simmetrico di questo e si vede il passaggio dell'ombra quando viene tagliata in due dalla linea meridiana, la definizione non è migliore di più o meno 5 o 10 secondi addirittura. La media tra due eventi simmetrici è migliore, solo che con la pratica acquisita in questi giorni si è verificato che ecco, questa è l'ombra 1 che taglia a metà la N di Cancro. Si è verificato che senza una media tra due eventi simmetrici la precisione sull'istante di transito è molto meno accurata. Anche la definizione di un singolo evento risulta difficile. Allora, in questo momento dobbiamo aspettare la simmetria tra l'ombra a destra e a sinistra della linea meridiana. Oggi è praticamente l'ultimo giorno in cui l'ombra cade sul... ecco le 13:12, in cui l'ombra è visibile il bordo della R, in cui l'ombra è visibile sopra la piastra di marmo. E a occhio posso valutare da qui, ma sarà un po' più difficile dal video, a meno che non si proietti su uno schermo molto grande, vedere quanti San Pietrini a destra e a sinistra sono coperti. Per ora, a parità di San Pietrini, abbiamo 5,5 contro 3,5, ma il transito sta progredendo e quindi arriveremo rapidamente alla simmetria. Siamo a 4,5 contro quasi 4,5. Ecco, direi che a occhio potrebbe essere adesso 13:13:00. Però questa per quanto riguarda i San Pietrini. Per quanto riguarda l'ombra invece, l'ombra del riferimento principale, invece questo non accade, e quindi rimane questa alea di differenza. Ecco, adesso sulla fila di San Pietrini qui abbiamo una simmetria 13:13:23. Allora, qui abbiamo appunto un'incertezza di una decina di secondi sulla determinazione dell'istante meridiano, che si potrebbe limitare confrontando con i dati di occultazione di questo disco da parte dell'ombra. Quindi l'ombra adesso sta progredendo in questa direzione, quando l'ombra arriva a toccare abbiamo l'altra misura da considerare. Allora, l'ombra come si definisce? Io la definisco come il limite tra proprio l'ombra netta e l'inizio della penombra, quindi dove l'immagine dell'ombra del telefonino, che è un'immagine fortemente locale, sparisce mescolata nell'ombra stessa. Quindi nel caso per esempio dell'ombra superiore, ecco qui abbiamo un esempio su questo San Pietrino. In questo punto l'ombra si confonde con il fondo, o anche qui, cioè qui finisce la penombra. Ancora 13:14:41, vediamo
timing, quando scatta 13:15, eccolo. E qui stiamo vedendo la seconda ombra, che comunque risulta maggiore, sempre maggiore della prima, ecco, in questo punto è un po' più bassa e sembra andare tangente alla C di Cancro, quindi un paio di centimetri sopra l'ombra prima, invece normalmente è inferiore. Insomma, sono delle regolarità che piano piano si riconoscono a forza di osservare come sta funzionando questo strumento. Allora, il transito ripreso oggi va da un contatto di questo tipo al contatto simmetrico all'inizio, quindi possiamo mediare questi due contatti e ricavare l'istante del passaggio meridiano, cioè l'istante in cui l'ombra è esattamente tagliata in due dal centro di questo disco. Allora, ecco qui l'inizio dell'ombra, che si trova qui, la seconda ombra, e questa è la prima del 2 luglio. E adesso questo istante qui non è facile capire quando c'è, perché mentre nell'ombra che precedente, che già sta lì, uno segue l'ombra che arriva, adesso qui l'ombra che se ne va bisogna seguire e trovare il momento in cui questo punto è esattamente tagliato in due dall'ombra del telefono. Allora, qui il telefono si vede tutto intero, qui se ne vede un pezzo. Ecco, sta per arrivare al bordo. Ora 13:16:55 è il momento in cui l'ombra è tangente all'immagine. Il cielo è completamente sereno, abbiamo assenza di dettagli all'orizzonte, quindi vuol dire che è completamente umido, e quindi l'alone di conseguenza non è affatto trascurabile. Ecco, andremo a vedere anche il momento in cui l'ombra diventa tangente alla metà, lì si potrebbe capire meglio il fenomeno, perché è tutto su sfondo bianco. E quindi, a scopo didascalico, lo mostro. Un'altra cosa che voglio far notare al termine di questa sequenza di riprese molto tagliata, perché per capire come funziona uno strumento del genere ci è voluto del tempo, e spesso e volentieri durante le misure, anche per spiegare e non fare proprio un video secco, essendo io non una macchina, qualche distrazione l'ho avuta, e quindi magari le misure non sono venute perfette. Adesso, ecco, qui abbiamo il centro, 18:55, l'immagine è collocata al centro. Quindi mi aspetto che a 20:55 si completi questo passaggio sulla piastra, e quindi tanto vale osservarlo. Quindi la piastra viene attraversata in 4 minuti. In questi 4 minuti l'ombra percorre 61 centimetri, cioè se fossero esattamente 60, sono 15 centimetri al minuto, questa è la
d'estate. È una velocità che soltanto in questa meridiana è accessibile, a Santa Maria degli Angeli è molto di meno, proprio perché questa è la meridiana storica più grande del mondo, all'aperto. È superata al chiuso soltanto dalla meridiana di Santa Maria del Fiore a Firenze, in cui l'ognomone si trova a 90 metri. Allora, qui abbiamo una differenza dal bordo di 5 mm e mezzo per il primo passaggio e di 7 mm e 4 per il secondo passaggio, quindi ombra 2, 7 mm, 74 mm dal bordo del disco e ombra 1, 52 mm dal bordo del disco. Qui siamo al contatto, si può guardare vicino alla scritta 22 giugno, vedete che il lembo sta tagliando la G in questo momento, in posizione dell'ombra, dove si comincia a vedere l'ombra portata dal telefono. Gradualmente sta camminando alla velocità di 15 cm al minuto e sta completando 13, 21 e 18, direi, il suo passaggio alla meridiana. Sì. Tra l'altro, dietro la Madonna, Salus Mater Ecclesiae, sul palazzo più in alto, c'è anche una meridiana qui dietro, quindi potrebbe anche essere da lì che siano venuti i segnali orari di questa, per allineare questo obelisco, cioè la meridiana con questo obelisco. Ultima cosa, sicuramente ce ne sono tantissime ancora da dire, ma l'obelisco è qui da 1586, quindi ha superato anche tutti i sismi che hanno interessato la città di Roma, e il buono di questa meridiana è che da oltre 200 anni è stabile anche rispetto all'obelisco. Bisogna capire se il selciato e i sanpietrini qui a terra c'erano già 203 anni fa, ma direi che complessivamente la meridiana è qui da quell'epoca, quindi è interessante fare questo confronto appunto tra quel segnale lì, che veniva a sovrapporsi completamente con questo disco durante il solstizio d'estate dell'anno 1817. Adesso abbiamo visto che questo segnale qui si trova sistematicamente all'esterno di questo disco durante tutta la fase del solstizio, e con oggi possiamo dire che è terminata, perché poi si farà nei prossimi 20 giorni fino al 22 luglio l'ingresso nel Leone. Si farà questi 2,5 metri che separano i due dischi, questo del Cancro e quello successivo del Leone, quindi in 20 giorni 2,5 metri, mentre in 10 giorni dal solstizio si è fatto meno di 50 centimetri, quindi le velocità cambiano con il progredire della stagione.